Sì, da subito le indagini, grazie all'intervento del RIS, del personale che ha fatto un accurato sopralluogo, hanno consentito di indirizzare le indagini su una cerchia ristretta di persone. In pratica, non essendoci né segni di infrazione sulla porta, né avendo una scena del delitto dove si poteva ipotizzare la presenza di estranei al contesto familiare, le indagini hanno permesso di indirizzare, come dicevo appunto, una raccolta di testimonianze che ci ha permesso di focalizzare l'attenzione sull'attuale arrestato e ricostruire tutta una serie di situazioni attraverso le quali siamo riusciti a recuperare l'oro asportato all'interno dell'abitazione, il momento in cui più o meno dovrebbe essersi realizzato l'omicidio. E adesso attendiamo gli esiti del risultato delle analisi di laboratorio da parte del RIS per quanto riguarda tutte le tracce di impronte di sangue, elementi biologici rilevati all'interno dell'appartamento per ricostruire in maniera completa tutta l'attività. Le indagini da subito sono state coordinate dal pubblico ministero, il dottor Gubinelli, sotto il coordinamento del procuratore facente funzioni, dottoressa Bilotta. Da quanto tempo secondo lei si conoscevano Emma con il suo assalitore omicida, possibile omicida? Abitava nello stesso condominio e un particolare che ci ha subito indirizzato a questo tipo di accertamenti è stato il fatto che la vittima, come riferito anche dai figli, non era solita aprire la porta agli sconosciuti, tant'è che aveva un cavistello sulla porta d'ingresso e prima di far entrare nella propria abitazione controllava dallo spioncino l'ingresso delle persone. Il momento quale sarebbe stato? Quale sarebbe? Il movente è da ricondurre alla ludopatia dell'attuale arrestato, perché fino alla fine del mese di aprile è stato ricoverato in una comunità appunto per disintossicarsi dal vizio del gioco. La necessità impellente di avere disponibilità di denaro l'ha portato molto probabilmente non con l'intento di arrivare a uccidere per rapinare la signora, ma bensì di chiedere del denaro. Poi il contesto magari è stato sì che sono degenerate le cose e di fronte ad un diniego della vittima l'arrestato ha perso il controllo e ha reagito nel modo che conoscete colpendola con un coltello più volte. E di lì poi si è impossessato di alcuni monili d'oro della catenina in particolare che indossava e di un paio di anelli che è andato nel giro di neanche mezz'ora a convertire in denaro presso un compro-oro di Falconara e ricavare la somma di 400 euro. L'oro è stato recuperato, è già stato riconosciuto dai familiari, sono in corso su questi oggetti degli accertamenti perché ci sono delle tracce molto probabilmente di sangue. A lui siamo arrivati attraverso le testimonianze che sono state raccolte tra i vicini, dove abbiamo circoscritto, come vi dicevo, che l'accaduto poteva ricondursi solo a persone che frequentavano l'ambiente familiare. E dalle testimonianze abbiamo collocato sulla scena, del delitto solo alcune persone che facevano parte del condominio, a seguito del laborioso lavoro che hanno fatto i miei uomini del nucleo investigativo della compagnia di Iesi sono state approfondite le singole posizioni, raccolte le diverse testimonianze, ripetute più volte dove appunto l'attuale arrestato è caduto in diverse contraddizioni. Sono le classiche attività di indagine facendo riscontri su quello che è stato riferito, sulle persone che sono state incontrate e attraverso questa minuziosa ricostruzione che ha comportato un lavoro intenso in questi ultimi 10 giorni, si è ricostruito il quadro indiziario che ha portato il pubblico ministero a richiedere una misura cautelare al GIP e il GIP questa mattina l'ha concessa e noi abbiamo dato immediatamente esecuzione.